Ehi, ci sono anch'io! Ciao Hilary! Stefano! Dove sei? Stai bene, Stefano? Salvo, hai lo skate in mano, sei stato tu! Che è successo? Ok! C'è, sto guardando la mia serie TV preferita, Hilary. Adesso non posso venire a giocare con te. Gioca da sola, ok? Ah sì? Non vuoi venire a giocare? Vieni con me e la faremo pagare. Ragazzi, lo sapete chi chiamo? Giorgia. Ovviamente ti è nascosto perché i nostri genitori non vogliono. Troppo forte questa serie. Hilary, quando sto guardando la mia serie TV preferita non mi devi parlare, non mi devi disturbare, ok? Papà, adesso vai a giocare in cameretta da sola, ok? Fammi vedere il film, in santa pace. Ok, va bene. Ok, Hilary, che vorrà da me? Pronto? Ciao Hilary, dimmi. Salvo, che mi vuoi passare, Giorgia, un attimino? Vuoi Giorgia? Aspetta che te la chiamo subito. Giorgina, puoi venire per favore? C'è Hilary al telefono? Sì, papà. Vai, vieni. Ciao Hilary. Senti Giorgia, ti va a venire a casa mia a giocare? Non lo so, ma posso provare a venire di nascosto? Sì, sì, prova a venire di nascosto, ti aspetto. Oh, ma quando arriva Giorgia? Oh, eccola! Ehi, ci sono anch'io! Ciao Hilary! Ma non dovevi venire da sola in nascosto? E lo so, hai dovuto venire per forza perché io non so guidare. Vabbè, andiamo a giocare. Sì! Signorina, sì, no! Prima vanno fatti i compiti e poi magari giochi con Hilary, va bene? Per quello ti ho portato lo zaino, tieni. Ma chi è? Salvo! Le bimbe mi hanno detto no, Stefano non vuole che tu stai a casa, e infatti ci sono rimasto un po' male. Ma assolutamente non è vero, ma sei qui con noi, sono contento, non è vero, sapete, andiamo a giocare alla mente. Anzi, a proposito, visto che anche Giorgia ha portato lo zaino, anche tu andate a fare i compiti e poi dopo giocate, se avanza del tempo. Ah, uffa, okay. Dai, va bene, faremo i compiti. Che si fa? Che ne dici una partita alla play? Ci sto, andiamo. No, vai, vai. Allora dobbiamo escogitare un modo per mandare via il suo Salvo. Sì, è vero, brava. Mi hai letto nella mente. Ma come si può fare? Aspetta. No, facciamo in questo modo. Come? Stefano farà dei dispetti a Salvo e Salvo farà dei dispetti a Stefano. Non ci perdiamo in chiacchiere, incominciamo. Ok. Giorgia, che c'è? Dove siete? Stefano? Stai bene, Stefano? Salvo, hai lo skate in mano, sei stato tu! Salvo, perché l'hai fatto? Mi hai fatto male male! Stefano, ma io, non lo so perché ci ho tra le mani, ma non è il mio, io non ho fatto niente! Ma scusami, se io sono caduto per terra, tu hai lo skate in mano, chi può essere che è stato? Non c'è nessun altro, Hilary non c'è, Giorgia non c'è nessuno, mi sono fatto male, te ne non me l'aspettavo, ma tu vieni qua a casa per giocare insieme a noi e poi mi fa fare queste cose. Adesso vado a mettere un cerotto perché mi ha fatto anche male. Ma io non ho fatto niente. Salvo, per favore, puoi venire più almeno a darmi una mano, Salvo, mi aiuti, senti, io voglio far finta, voglio pensare che non l'hai fatta apposta, ok? Però almeno mi puoi prendere un bicchiere d'acqua, per favore, almeno. Certo, te lo vado a prendere subito, arrivi. Non riesco nemmeno a aprirli, Scusate, perché siete vestiti da streghe voi? Così per giocare. Scusate ragazzi, una cosa che mi sta venendo un piccolo dubbio.
Ma voi sapete nulla dello skate messo lì al corridoio? No, io so solo che è stato salvo. E voi dove stavate? No, adesso vengo a giocare. In camera? Sì. Ma, ok. Dove? Dietro la schiena di legno, ho preso una botta fortissima. Qua? Sì, sì. Se faccio così, può fare? Aia, 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 piano, 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 piano. Aia, aia, la schiena, Meglio, sì. Che ce l'abbiamo? Stefano mi ha chiesto di prendere dell'acqua, ma questa non è casa mia! Dove sarà l'acqua? Dove l'ha messa l'acqua? Ok, acqua trovata! Ma che mi sta chiamando a quest'ora? Ok, pronto? Sì? Sì? Sì, sì? Dimmi, come ti posso aiutare? No, ma veramente? Dai! Ok, allora facciamo così, te stai tranquillo? Sì? Sì, sì. Ci penso io. Ti ho detto che domani appena arrivo ti aiuto. Vai, ci vediamo domani. Ciao, 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 ciao. Perfetto, questa chiamata all'improvviso. Acqua già fatta, perfetto. Stefano! Quanto ci vuole per un bicchiere d'acqua? Almeno è il minimo un bicchiere d'acqua. Ok, grazie. Prego. Ascolta, ti volevo dire una cosa. Mi dispiace per prima. Forse non ti preoccupare. Me la sono presa con te, ma devi che ci fate bene. Non ti preoccupare, grazie. Vediamo che... Oh, che è successo? Che schifo! Come che schifo! Come schifo? Che cacchio c'era dentro quest'acqua? Ah, ma ci ho messo il sale! No! Sì, c'è il sale! C'è il sale! Guarda, si vede anche nel fondo! No! Ma che... fa massaggiare, vediamo! Ma che schifo! Ma che schifo! Ma ce l'hai messo tu il sale! No, non ce l'ho messo! Ma se il bicchiere ce l'hai in mano tu, scusa, vuol dire che il sale ce l'hai messo tu! Ma perché sono venuto a casa proprio in questo? Prima mi fai cadere dallo skateboard lì e mi fai spaccare la schiena e poi mi metti il sale nell'acqua! Ma... se non ti senti simpatico, dimmelo, ok? No, facciamo così, Stefano, io non sono stato. Comunque, siccome le bambine ci stanno sentendo, io direi di fare una cosa. Andiamo fuori e ne discutiamo fuori. Infatti, andiamo a parlarne fuori, ok? Perché a me queste cose non mi piacciono. Parliamone fuori! Panino a cannutella. Ci ho messo tanta Nutella. Ok, Larima, a me non mi piace così. Me lo potresti fare a forno? Ma io non lo so usare. Vabbè, proviamo. Vabbè, andiamo, dai. Già, però io non lo so usare il forno. Papà non me lo fa mai usare di solito. È vero, nemmeno il mio me lo fa usare. Senti, ti dico però, siamo solo a casa, proviamoci. È vero. Provaci te. Io? Sì. Ok. La vedo molto male. Ma molto. Ilari, ma sei sicura di mettere un piatto di plastica nel forno? Ma sì. Ilari, sei sicura? Che stai facendo? Al massimo. Ok. Aiuto. Io mi voglio allontanare perché ho paura. Va bene, fai dopo, andiamo a giocare. Sì, è vero. Stefano, ti giuro, non sono stato io. Senti, Salvo, troppe cose strane, ok? A parte la massima luce, anche se ci sentono le bambine. Però io, no, però scusami, allora, lo skate, fatalità, cioè, noi chi c'era a casa non c'era nessuno, ok? Cioè, sei solo tu. Camillo Guaglione, sto marfo, sto marfo. Giorgia, ma tu senti questo odore? Tipo di bruciato? C'è il fumo, Giorgia, corri, corri. Ilari, sta andando a fare la cucina! Ah, eccolo! Ilari, ma che cos'è? Allora, questo qua è per sparare fuoco. Sparare del fuoco? Sì, volevo dire sparare acqua. Fuoco, a noi! Guarda, Non si spegne, scappiamo! Però tutto
sposta. Fermo con le mani. Aia, ma hai fatto male? Non ti ho toccato, ma non ti l'hai fatto. Non ti... Aspetta. Senti, a che te questa puzza? Odore di brace. Ma che stai cucinando qualcosa? Ma che ti sto cucinando qualcosa? Oltretutto vuoi anche la cena? Però, se viene da dentro, eh. Ti è bruciato, ti fumo. Sì, bruciato. Andiamo a vedere. Ci sono le bimbe a casa. Ma il fumo quello? Ma no, io ho paura. Il fumo. C'è Giorgia. C'è Dile. Andiamo. Ma tutto questo fumo. Ma che è successo? Ma la casa sta andando a fumo. Ci sono i bambini in casa. Dove? In camera, forse in camera. Ma dove sono? Non lo so, qua non c'è nessuno. Stefano, Stefano, sono a terra, sono a terra. Giorgia, Giorgia. Cosa lo spesero? Prendi Giorgia. Ma no, Giorgia, Giorgia. Vieni qua. Vieni. Vieni qua. Sveglia, Giorgia. Sveglia. Stefano, partiamo da fuori. Sveglia, andiamo fuori. Ragazzi, allora dobbiamo staccare per forza il video perché abbiamo chiamato i pompieri e tra poco arriveranno. E poi dobbiamo portare anche le bambine all'ospedale. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci perché vi daremo aggiornati domani, nel video di domani. E iscrivetevi al canale per supportarci, vi facciamo sapere domani. Andiamo, Stefano, dai, veloce. Povera Giorgia, come stai?